Qualcuno ci ha chiesto come mai siamo contro un osservatorio astronomico, una delle cose più affascinanti che si possa costruire, perché ci permetterebbe di vedere le stelle, la volta celeste, anzi addirittura questo ci salverebbe dagli asteroidi. Beh, siamo contrari perché lo vogliono realizzare nel cuore del Parco delle Madonie, in uno dei luoghi simbolo di questo parco, la Mufara, con la sua faggeta più a sud d'Europa, con la sua quacella, che è un pezzo di Dolomiti puntato, trapiantato qui nel cuore della Sicilia, in piena zona di parco. Realizzare una strada di accesso per arrivare su questo luogo, costruire una piattaforma di oltre 800 metri quadri, dove sorge, di cui 350 metri quadri di piazzale, e dove dovrebbe sorgere questo osservatorio, una struttura alta 13 metri, 3500 metri cubi di cubatura, appunto, e con servizi, foresteria, bagni, cucine e quant'altro. Uno scempio che noi non ci possiamo permettere, perché questo è un luogo simbolo, è il cuore del parco, è una delle ragioni fondanti perché più di 30 anni fa è nato il Parco delle Madonie, che voglio ricordare a tutti, è il principale suo compito è quello di tutelare questo patrimonio naturalistico che il mondo ci invidia e non quello di distruggerlo. No, siamo qui in questa bellissima giornata che soprattutto ha un valore informativo, perché gli enti che dovevano e far conoscere gli elaborati progettuali non lo hanno fatto, e su sollecitazione di tutte queste belle associazioni che ancora una volta tutelano e sono schierate dalla parte della salvaguardia dell'ambiente, hanno coinvolto tanti cittadini, tanti portatori di interesse a far conoscere il luogo dove dovrebbe, ma che speriamo non si possa realizzare, non avendo nulla contro la scienza, perché noi siamo a favore dell'osservatorio, ma sicuramente in una zona più idonea da un punto di vista della collocazione. Quindi è questo il vero senso. Ora il passaggio successivo è quello che vogliamo che, secondo gli impegni dell'ente parco, siano pubblicati gli atti, in modo tale che tutti i cittadini si rendano conto e possano fare le osservazioni dovute. L'auspicio nostro è che si cambi sito per la collocazione dell'osservatorio. Oggi è la manifestazione per questo progetto che ancora non conosciamo a fondo e quindi vorremmo conoscerne di più. È stata fatta perché ci ha allarmato il fatto che un progetto così importante è stato, vorrebbe allocare in una zona A di riserva un manufatto che ci risulta che sia molto impattante dal punto di vista ambientale. E quindi si verrebbe a ledere un principio fondamentale che le riserve, i parchi nelle zone A sono il cuore del territorio da conservare, lo spirito per cui è nata una riserva e un parco è quello della conservazione. E quindi sacrificare una zona di riserva, anche con tutti gli annessi e connessi, le sarelle di accesso, il funzionamento e via discorrendo, cioè deve essere una cosa eccezionalissima, perché è vietato anche dalla legge. Quindi ora vorremmo capire bene, appena visioneremo il progetto, per parlarne ancora meglio. In ogni caso la nostra manifestazione vuole dire questo: attenzione, non rompiamo questo principio fondamentale e quindi stiamo attenti a non far iniziare un percorso che dopo potrebbe servire da esempio negativo anche per altri fatti.